Bella a tutti ragazzi, come sta facendo Craxton e bentornati in questo nuovissimo video di GTA. Si torna con la serie sui dettagli ufficiali che, come sempre, ricordo per chi non lo dovesse sapere che sono ufficiali perché provengono dai leak di settembre 2022 che Rockstar ha confermato essere ufficiali. Quindi, a meno che non cambi qualcosa prima dell'uscita del gioco, questa è tutta roba ufficiale. Come sempre, tutte le fonti le trovate in descrizione e mettetevi comodi perché anche l'episodio di oggi è molto interessante. Ma prima di iniziare ci terrei molto se riuscissimo ad arrivare a 100 like per l'impegno. Iscrivetevi se i contenuti vi piacciono e tornate spesso sul canale, così YouTube almeno ve li fa uscire direttamente in home e inoltre mi dareste davvero una grande mano. Seguitemi poi su tutti i social. Il link, come sempre, lo trovate in descrizione. E niente, detto questo, direi che possiamo anche iniziare. Partiamo con questo Bangs on Windows Steal Vehicle e Bangs on Windows Attack Player. Può non sembrare, ma è un dettaglio veramente interessante. Nello specifico ci potrà capitare mentre siamo in macchina, fermi comunque da qualche parte, che un NPC arrivi e ci bussi al finestrino. Nel primo caso è per rubarci direttamente la macchina, mentre nel secondo sarà per attaccarci. Veramente un dettaglio molto interessante a mio parere, che aggiunge un altro tassello di immersività e realismo rispetto a GTA V, ma ovviamente anche a Red Dead Redemption 2. Immaginate di essere lì fermi al semaforo e vi arriva un membro di una gang rivale, che ne so, così a caso, che vi busta sul finestrino e vi punta un'arma per rubarvi la macchina, o peggio, per attaccarvi. Sono queste le cose che rendono più vivo e interessante il mondo di gioco. Inutile dire che non vedo l'ora di vedere meglio come funzionerà il tutto. Proseguiamo con questo Invasive Species Meetup Location. Ebbene sì, sembra che ci siano gli alieni su GTA 6. Infatti sta a significare letteralmente punto d'incontro delle specie invasive. Molto interessante, è quasi certamente un riferimento agli alieni, dato che spesso vengono definiti nei film o nell'immaginario collettivo come specie invasiva. Da quello che sappiamo dovrebbero esserci almeno due luoghi dove li possiamo incontrare, ma non sappiamo cosa ci faranno o se soprattutto potremo interagirci direttamente. Anche se, per correttezza, va detto che si potrebbe trattare letteralmente di qualche specie animale invasiva. Abbiamo visto sia dai leak sia dal trailer che ce ne saranno molti, quindi anche questa ipotesi non è da escludere. Tuttavia ci sarebbe anche un'altra cosa interessante che praticamente conferma che si tratti di alieni, ovvero questo UFO Creator Only, che tra l'altro il creator sarebbe il creatore stile quello di GTA V, quindi a quanto pare ci sarà anche quello sul 6. In ogni caso, se c'è il modello di UFO nel creatore, vuol dire quasi sicuramente che ci sarà anche in game. Ma ovviamente, come per tutto, vedremo all'uscita. Passiamo però adesso al dettaglio più interessante del video, su cui vorrei sapere anche la vostra, quindi statemi a sentire. A quanto pare ci saranno questi cop pat down, che sarebbero delle perquisizioni da parte della polizia. Avevamo già visto in un video passato che potevano perquisire gli NPC, ma a quanto pare perquisiranno anche vari edifici, come indicato da questa Location 2. Da qui il mio ragionamento. Dallo scorso video sappiamo che potremmo acquistare dei business e probabilmente questi business non sono tanto legali, ecco. Quindi, visto che ci saranno delle perquisizioni in dei luoghi oltre che alle persone, perché non potrebbe succedere che ci becchiamo una bella perquisizione in una delle nostre attività? Chiaramente non è certo che sarà così. Di certo sappiamo che ci saranno delle perquisizioni da parte della polizia anche in vari luoghi, ma non sappiamo se avranno a che fare con le nostre attività o meno. Anche se mi sento di dire che in ogni caso avranno a che fare per forza con noi. Un conto è l'evento dove perquisiscono gli NPC, e lì sì, ok, carino, ma se è saltato fuori che perquisiranno anche i luoghi, deve essere per forza di cose in un modo o nell'altro collegato al giocatore. Che cazzo me ne frega a me se perquisiscono un luogo a caso, se io come giocatore non sono coinvolto? Sarebbe una cosa irrilevante. Per questo, secondo me, quasi certamente c'entra con noi giocatori in prima persona. Mi raccomando però,
Fatemi sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, che sono curioso di sentire i vari pareri. Ma proseguendo, abbiamo questo Gang Direction e in particolare specifica Burger Shot. Che ci sia il ritorno dei fast food in cui si potrà entrare come su GTA 4? Onestamente ci spero tanto. Di certo sappiamo che saranno delle indicazioni che segnaleranno sotto quale gang è il quartiere dove ci troviamo. E in questo caso queste indicazioni saranno comunque vicino o direttamente nel Burger Shot. E inoltre sappiamo che ci sarà un evento collegato, essendo ovviamente, come tutti i dettagli precedenti, anche questo nella lista degli eventi in game. Ma la cosa che mi fa credere che potremo anche entrare è proprio il fatto che sia un evento. Che senso avrebbe specificare Burger Shot se l'edificio non è interagibile? Senza contare che dai vari rumor ci dovrebbero essere molti edifici in cui si potrà entrare e sicuramente i fast food saranno tra quelli. Sono da San Andreas in poi un elemento iconico della saga di GTA e non avrebbe senso se GTA 6 ha la pretesa di essere il miglior GTA di sempre che non ci si possa entrare. Ma continuiamo con questo Multicar Hangout at PGH SOC. SOC non ho idea per cosa stia, ma comunque si tratta di un raduno di auto nella zona chiaramente di Port Gellorn. Sappiamo anche da altri leak che in questa città ci sarà anche una pista, quindi suppongo che il raduno sarà circa in quella zona. In ogni caso, dettaglio molto interessante. Avevamo già intravisto qualcosa del genere nel trailer, ma dato il fatto che viene listato come evento in game pure nei leak, ci dà la conferma che a quanto pare ci saranno raduni di auto in giro per la mappa. Dettaglio molto interessante e non vedo l'ora di vedere come saranno strutturati. Abbiamo poi questo dealership theft, che sarebbe un furto da un concessionario. Purtroppo non sappiamo se potremo essere noi a rubare direttamente da un concessionario oppure se assisteremo ad un NPC che lo fa, anche se mi verrebbe da dire che è abbastanza sicuro che saremmo noi a poterlo fare. Lo potevamo fare sui vecchi GTA come San Andreas e anche se non sbaglio sul 4, e quindi non vedo perché non lo possano implementare anche su GTA 6. Ad ogni modo spero che ci siano in giro per la mappa i vari concessionari delle marche di auto e noi magari possiamo andare lì e rubarne una. Soprattutto per le supercar sarebbe una cosa veramente molto ma molto interessante. Pensate ad andare ad un concessionario, che so, della Truffade e rubare una delle auto per poi magari, se ci sono ovviamente, anche se credo proprio di sì, andarci a gareggiare. Spero davvero che sia una cosa del genere, perché fatto così mi piacerebbe davvero tanto. In ogni caso però, per oggi era tutto e niente, il video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un like per supportare il canale. Ci terrei molto se riuscissimo ad arrivare a 100 like per l'impegno, iscrivetevi per aiutarmi a crescere, seguitemi poi su tutti i social, il link come sempre lo trovate in descrizione, e niente, da me era tutto, e noi come sempre ci vediamo alla prossima, ciao ciao!